Romolo! Eccomi! Come hai fatto tardi? Mi hanno fermato i carabinieri. E perché? Che hanno detto che non dovevo portare il cane in macchina. Cioè il cane? Ma quale cane? Io ho pure detto. Guardate che è un cane di peluche. E allora? Dice, a me noi da razza non ce ne frega niente, ma non... Pensa Romolo, l'estate scorsa sono stato in vacanza in una città senza alberi. Ammazza, e dove sei stato? A Giacarta. E tu invece dove sei stato in vacanza? Io non ci sono andato in vacanza, io sono rimasto a Roma. Ammazza, quel caldo. È vero, faceva un caldo tremendo, pensa, faceva talmente caldo che un giorno ho visto un albero che correva appresso a un cane. Perché? Per farsi pisci addosso. Sai Romolo, oggi mi sento mezzo scemo. Ah, sta meglio di ieri allora. Pensa, mi hanno regalato scarpe di coccodrillo originali. Vabbè, adesso mi dici, come fai tu a sapere che sono veramente originali? Perché prima ti sono mangiati le pantofole e poi ti sono messi a piangere. Ah, Giova. Io come arrivo a casa, strappo le mutande di mia moglie. Ammazza, sei così ingrifato. No, me stanno strette, Giova. Inede. No, com'è che sta così in ritardo? Va più avanti. Sono entrata in una pasticceria. Ah, solita golosa. No, ci sono entrata con la macchina. Giovanni, io stasera, prima di arrivare qui, ho incontrato una prostituta. Ha detto che per 100 euro mi fa tutto. E tu che gli hai detto? Gli ho detto di me imbiancava casa. Giovanni, dimmi la verità, qual è il tuo primo pensiero appena finito di fare l'amore? Quasi quasi spendo altri 50 euro. Lo sapete? Ieri sera mio marito è rientrato prima del previsto e allora ci ha avuto l'idea di nascondere il mio amante sul balcone della camera da letto. Ammazza che idea! E poi come è andata a finire? Che dopo mi sono ricordata che il balcone ce l'ho in camera da pranzo. In idea. Lo sai, l'altro giorno un amico mio con la motocicletta è finito fuori strada ed è finito in tramburone a vedere che macello, ha strillato pure cazzo! Beh, che c'è di strano, lo posso capire? Lo so, ma prima era muto. Sbaglio, sei dimagrito. Sì, sì, prima ero grasso. Pensa che pensavo di essere intollerante all'agnello. Poi il dottore mi ha detto che ero intollerante al contorno. E che mangiavi nel contorno? Il pastore. Ragazzi, lo sapete? Ieri mio figlio mi fa, papà, ma com'è che tu sei bianco, mamma è nera e io sono giallo? E tu che gli hai detto? Gli ho detto zitto, che col casino c'era qua la sera, ringrazia a Dio che ne abbagli. Pensa che ha fatto una maschera al fango ed è stata bellissima per 2 giorni. E poi? Poi ha tolto il fango. Giovanni, lo sai cosa dice un millepiedi maschio a una millepiedi femmina? No, che dice? Dai, un fa stronza, dimmi fra quale gambe ce l'hai, no. Poco fa ho visto il tuo fidanzato, stava sul cornicione del palazzo mio al 7° piano, se voleva buttare sotto, dice che l'hai tradito, che gli devo dire? Dire che gli ho messo le corna, mica gli ho messo le ali. Romolo, ma come ti chiami di secondo nome?
Domenico? Ah, sei balbuziente? No, mio padre era balbuziente. È quello da anagrafe che è stato un fio della mignotta. Stamattina mentre guidavo in macchina ho sentito una vocina. Pss, 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 sta per finire la benzina. Pss, pss, sta in riserva. E che era? A spia da benzina. Che stronzata che. Che sta, potevo pure levare domani. Giovanni. Lo sai? Io ieri sono andato dal dottore. Perché? È una cosa strana. C'è un amico mio che ogni volta che lo incontro mi dice sempre che lui fa l'amore 7-8 volte al giorno. Io ci rosico così tanto, proprio mi ce la prendo. Allora sono andato dal dottore, lei mi deve aiutare. C'ho questo amico che mi distrugge tutti i giorni quando vedo, mi dice che lui fa l'amore 7-8 volte al giorno. Ma io che posso fare? E il dottore che ti ha detto? Che dillo pure te, che ti frega? Ho capito, va. Me ne vado. Dove vai? Dal dottore. Va, va. Mi sono comprato un cane. L'ho chiamato Stop. E che razza è? È un incrocio. Senti Ines, dimmi la verità. Sono stato io il tuo primo uomo? Certo tesoro. Ma perché mo chiedete sempre tutti? Lo sai Ines? Mia moglie ha trovato un'occupazione saltuaria alla banca del seme. E che fa? Ma lì ogni tanto a dà una mano. Romolo! Quando è che cadono le stelle? La notte di San Lorenzo. E allora perché la notte di San Daniele non cadono i prosciutti? Ma che vuol dire? Allora la notte di San Cagliazzo che devono cadere? Non vedi questa? Senti Ines, prima, quando eravamo là dietro, vicini vicini, io ho toccato il cielo con un dito. Guarda che non era il cielo quello che hai toccato. E allora guarda che non era manco il dito, se lo vuoi sapere. Del tempo, tu sei sempre meno dolce e delicato con me. Ma che cazzo stai a rincoglionare? Ma fammi, mamma!